Leggendo questo libro ho provato un mare di emozioni, felicità, tristezza, paura, stupore. E oltre a tutto ciò, Peter è un vero maestro di empatia. Voi avete mai provato a mettervi nei panni di un neonato o di un gatto? Penso che il libro sia sorprendente. Come c'è scritto nel primo capitolo, i grandi si illudono di sapere che cosa c'è dentro la testa di un bambino. L'inventore dei sogni, un libro di Ian McEwan. Mio padre Liam era molto pensieroso, i grandi sono creature strane. Questo libro racconta di alcuni sogni a occhi aperti del protagonista. Peter, ogni tanto, la sua fantasia scatta come una molla e ti porta lontano, in modo imprevedibile. Bellissima quella volta quando ho provato a incastrare il ladro. Magari da grande potrei fare il detective, o meglio lo scrittore. Mi piaceva quella sensazione, l'idea di essere in grado di ridurre al minimo i tempi fra il volere e l'ottenere una cosa. Ma dopo quel giorno capii che la cosa che volevo per davvero era solo di essere capito e di fare una partita calcio con un amico. A dire il vero, Ian non faceva molto attenzione alle lezioni. I professori dicevano che era un ragazzo difficile, però io non la pensavo così. A Ian piaceva stare da solo e pensare ai suoi pensieri. Il book trailer realizzato dalla classe prima B dell'Istituto Maria Immacolata di Pinerolo. Come c'è scritto... No. Che... non mi ricordo. Però io non la pensavo così. No.